Buongiorno, grazie mille di essere così numerosi, però il festival è spesso il caso. Ci fa molto piacere di avere con noi questo pomeriggio il professor Perry Merling, che è professora al Barnard College, è professor di economia. Che è anche il direttore dei programmi formativi dell'Institute for New Economic Thinking, INET, which has supported. Un istituto che ha dato il proprio sostegno a molti eventi importanti. Organizzato alcuni eventi in questi giorni e che è anche un'iniziativa molto interessante. Faccio una piccola parentesi del programma che è stato creato anche dal professor Merling delle Young Scholars Initiatives, che già da più di un anno di vita, che si è incontrato a Berlino e poi recentemente a Hong Kong, e che per gli economisti futuri o quelli ancora giovani, una vera possibilità di fare network e di impulsare nuovi approcci nelle questioni economici. Però forse il professor Mering avrà l'occasione anche di tornarci se c'è interesse. Il professor Mering è. Fa molto piacere di averlo perché è veramente uno sguardo, in francese diremo, avec un bel distance, con una bella prospettiva su quello che è successo, non solo dalla crisi finanziaria, però da più di quasi più secolo di storia finanziaria e economica, perché il professor Merling ha tra, diciamo, due specializzazioni in certo senso, che di una parte la storia del denaro e dall'altra parte la storia della finanza. E questi approcci li ha portati in tre maggiori libri, ci sono di più, però il suo primo, beh, non il suo primo libro, però il suo primo, diciamo, libro di grande peso in certo senso, si intitolava The Money Interest and the Public Interest. Purtroppo non esiste, temo, in italiano né in francese, però magari se c'è interesse, sono editore, so che possono ripensarci. E poi c'è stato un libro con questa perspettiva storica che si intitola Fisher Black and the Revolutionary Idea of Finance, che basandosi sulla vita e il lavoro di Fisher Black faceva una descrizione, un'analisi dell'avvenimento della finanza moderna. E l'ultimo libro del professore Merling, che è uscito 2 anni fa a Princeton University, che si intitola The New Lombard Street, How the Fed Became the Dealer of Last Resort. Dico il titolo in inglese perché non è ancora disponibile in italiano, però è disponibile in cinese, dunque sì, quelli che pensano che magari si dovrebbe imitare i cinesi possono anche pensarci a fare le versioni francese, spagnole e italiane del libro, che appunto con l'attualità della crisi finanziaria è particolarmente affascinante da leggere. E dunque questo terzo recente libro riprende questi due focus del professore sulla storia del denaro e la storia della finanza.
E dunque arriviamo alla domanda della sua presentazione oggi, se è possibile coordinare o il coordinamento delle banche centrali, ovvero sulle sfide della globalizzazione finanziaria, dunque financial globalization, e il futuro delle banche centrali. Le banche centrali ce ne parlano molto in questi ultimi anni, ci sono anche storie di coordinamento di più di 20 o quasi 30 anni fa, quando c'erano gli accordi del Plaza sul dollaro, eccetera. Però negli ultimi anni c'è anche più dibattito anche su che regolazione portano queste banche centrali. Penso che ad esempio un caso molto interessante che professor Merling ha studiato è quello del shadow banking, che sarà anche una cosa molto interessante di sentire. E dunque siamo proprio nelle sfide attuali e nel futuro, però con questo sguardo dell'esperienza di più di 100 anni come le banche centrali hanno affrontato queste sfide. E dunque dopo avremo la presentazione, ovviamente la possibilità di prendere domande e di avere risposte del professor. Professor Merling, floor is yours. Thank you very much. Grazie. Spero che tutti riescano a vedere le diapositive alle mie spalle. Cercherò di parlare lentamente a beneficio degli interpreti, che sono grati. Non mi è facile parlare lentamente perché sono un newyorkese. Avrete sentito parlare del concetto di un minuto newyorkese. E quindi cercherò di essere italiano e assumere un ritmo più mediterraneo nel mio eloquio. Questa è la mia prima diapositiva, che vuole essere una provocazione. Dimenticatevi del G7, ora c'è il G5, il C5. Naturalmente il G7, tutti lo conosciamo, riunisce i ministri delle finanze e delle economie più importanti al mondo, e forse non avrete sentito parlare del C5, sono le cinque banche centrali più importanti: quella del Regno Unito, la Banca Centrale Europea, la Fed, la Banca Centrale Svizzera e la Banca del Giappone. Quando parlo di coordinamento delle banche centrali mi riferisco a queste cinque banche, le C5. Ognuna di esse attualmente, in un modo o nell'altro, alla luce delle proprie situazioni nazionali o locali, si occupa di innovazione valutaria, che viene chiamato quantitative easing, in modo coordinato, non so se ufficialmente, ma lo stanno facendo. Hanno iniziato gli americani, poi tutte le altre, e l'ultima di questo gruppo è la Banca Centrale del Giappone. Oggi vorrei parlare di questo concetto, cioè dell'alleggerimento quantitativo, letteralmente, perché si è scelta questa politica, quali ne saranno le conseguenze. Vorrei però parlare anche del lungo periodo e del futuro delle banche centrali e del loro ruolo. Questo quantitative easing è una politica per affrontare le emergenze. Il problema è questo: le banche centrali, tutte queste cinque banche, stanno cercando di prendere tempo, e questo è il senso della strategia, prendere tempo affinché si possa sviluppare il sistema bancario del futuro, lasciando che esso esca dalla crisi. Questo coinvolge i ministeri finanziari, le autorità politiche, praticamente tutti. Ed è molto importante questo intervento, questo è il messaggio più importante che voglio tutti ricordino quando torneranno a casa, che si usi questo tempo che le banche centrali stanno prendendo per noi per adottare decisioni importanti del futuro. Se usiamo bene questo tempo, allora il futuro potrà essere luminoso. Se invece non è così,
non avremo una speranza di sopravvivere. Quindi quello che le banche stanno cercando con questa politica purtroppo non avrà alcun frutto. È un momento storico importante, di grande opportunità, ma anche di grandi pericoli. Ed è un momento veramente emozionante da studiare da un punto di vista dell'economia monetaria. Sicuro stamattina qualcuno ha sentito l'intervento di Alden, e quasi a seguito di quella lettura vi invito ad andarla a sentire in streaming, perché così capirete molte cose. Ha parlato di solvibilità e io parlerò di liquidità fondamentalmente, quindi sono due argomenti diciamo forse opposti tra di loro ma direttamente collegati. Spero di non stare parlando troppo velocemente. Bene, cos'è il quantitative easing? Questa diapositiva è il bilancio della Fed, la banca centrale degli USA, durante la crisi finanziaria. Passiamo a un'altra tecnologia in modo da evidenziare un altro aspetto. Qui in alto abbiamo gli attivi della Fed, in basso i passivi plottati in termini di numeri negativi. E questo, naturalmente, attivi e passivi hanno la stessa entità in totale, e lungo l'asse X abbiamo il tempo da gennaio del 07 al 2010. Qui vediamo il crollo della Lehman e di quest'altro istituto bancario. Forse non vi ricorderete i dettagli di quell'epoca. Una è la Bear Stearns e l'altra è la Lehman. Io insegnavo economia monetaria, ogni giorno cambiavano le cose ed era molto interessante come periodo storico, ed è grazie a questo che ho scritto il libro. La crisi è iniziata nell'agosto del 2007, però qui dal bilancio non si evince, perché la prima reazione della Fed è stato quello di abbassare i tassi di interesse dal 5 al 2%. Pochi sono stati gli effetti sul bilancio prima della crisi. La Fed aveva una operatività molto sempre con buoni del tesoro sugli attivi, e quindi c'erano delle riserve sull'aspetto passivi, ma comunque la cosa più importante sono appunto scambi valutari e titoli. Questi sono i titoli del tesoro in blu e questa è la valuta. E le cose sono cambiate moltissimo durante la crisi, come potete vedere. Dopo la crisi di Bear Stearns si vede che la politica dell'abbassamento dei tassi di interesse per gestire la crisi si è rivelata insufficiente, quindi la Fed ha fatto qualcos'altro. Lo vediamo, praticamente ha venduto quasi la metà dei titoli di Stato e praticamente ha cercato di coinvolgere i broker nel sistema, che non si sono limitati a gestire nel discount windows, ma hanno cominciato a intervenire in questa fase temporale. E questo ha funzionato per un po', però alla fine non è stato sufficiente, quindi c'è stato un fallimento della Lehman, eccetera, e quindi a questo punto la Lehman ha veramente ingranato un'altra marcia, ha venduto altri titoli del tesoro, ha preso a prestito dal tesoro, ha emesso più riserve e ha usato i proventi di questo per prestare denaro agli stessi soggetti a cui prestava prima, con 600 milioni di dollari alle banche centrali estere, questa è la liquidity swap line, e alla fine ha acquisito un trilione di dollari con i titoli sui mutui. Rifinanziando i mutui, vediamo che in realtà era la Fed che vi prestava i mutui, una cosa incredibile, mai successa prima. Questa è una cosa completamente nuova in termini monetari, e è questo che dobbiamo capire: perché la Fed lo ha fatto, ha funzionato, lo dovrà rifare, a che punto siamo, cosa significa. Di questo parlerò oggi pomeriggio.
Quindi c'è stata una triplicazione della dimensione della Fed, la composizione del bilancio è cambiata completamente e anche quella delle passività ovviamente. E questo è il quantitative easing. Torno al precedente microfono. Viviamo in un momento molto particolare. Cosa intendo con questo? È il momento Budget, che scrisse un libro molto importante del 1873 che si chiamava Lumber Street, la descrizione del mercato monetario a sinistra. Budget parlava del mercato valutario di Londra, della crisi finanziaria che si verificò all'epoca, ove c'era il centro del sistema finanziario mondiale. Guardava alla storia e notava, evidenziando ai suoi lettori, è stato un best seller nel 1873, evidenziando ai suoi lettori il fatto che in una crisi finanziaria la Banca d'Inghilterra ha sempre fatto la stessa cosa, in pratica ha sempre prestato a tutti con buone garanzie a tassi alti. Ma la banca lo negava, ma in realtà lo faceva e in effetti era la cosa giusta da fare, spiegandone i motivi nel suo testo, dicendo che bisognava evidenziare questa regola e farlo volontariamente. Le banche centrali alla fine dissero ottimo, è così, e questo fu l'inizio dell'economia monetaria moderna e la teoria delle banche centrali, le quali hanno detto è nostra responsabilità intervenire in tempo di crisi ed è quello che faremo. Tutti sono d'accordo che la regola budget è ortodossia, all'epoca era ortodossia, ma lo è ancora? Questa è l'origine della politica monetaria odierna, le banche centrali si assumono la responsabilità di intervenire nella crisi e inevitabilmente si assumono la responsabilità di tentare di prevenire questa crisi. Questo significa politiche di stabilizzazione, politiche di macroeconomia, insomma qualsiasi cosa che possa evitare il problema di crisi del mercato, perché nessuna banca vuole sobbarcarsi appunto a questa crisi, perché ovviamente la banca centrale è il prestatore di ultima istanza. Questo terzo libro che ho scritto, La nuova Lombard Street, si concentra proprio specificamente su questo aspetto, su chi conosce Budget. Il mio editore era un po' preoccupato, magari tutti non conoscono chi è Lombard Street, cos'è Lombard Street, e in effetti devono saperlo e se non lo sanno lo impareranno, visto che stiamo vivendo in un momento Budget in cui dobbiamo riconsiderare, come fece Budget nel 1873, qual è il ruolo di una banca centrale? Qual è la politica giusta delle banche centrali? Dove si inserisce nell'economia politica? Qual è il ruolo di queste banche? E perché affrontiamo questi problemi? Naturalmente a causa della crisi, come ho appena fatto vedere, la banca centrale, la Fed degli Stati Uniti, ha fatto delle cose che magari non avrebbe mai pensato di fare, ma che alla fine ha fatto. Magari ha detto non lo farò mai più, non lo farò mai più se non ci sarà una crisi come questa. Siamo in emergenza, certo, però vorrei dirvi una cosa. Il motivo per cui la Fed ha dovuto inventare tutti questi nuovi interventi è proprio perché il sistema finanziario è cambiato. Viviamo in un nuovo mondo finanziario di globalizzazione, cosa che non è nuova nel corso della storia. Il mondo di oggi non è poi così diverso da quello della fine del XIX secolo, quando la Gran Bretagna era al primo posto, c'era una finanza globale, non c'erano derivati particolari, non c'era lo scambio elettronico, però l'economia era molto simile. Alcune delle sfide che hanno affrontato all'epoca sono: Londra all'epoca era il centro del mondo, ora lo è New York. Io dico ai miei studenti che è meglio leggere libri di
cent'anni fa rispetto a quelli che hanno 50 anni, perché i primi forse sono più simili al mondo degli anni 50. È un'anomalia se pensiamo al periodo da un punto di vista finanziario in cui c'era ancora il disastro, c'erano i titoli di Stato della guerra, insomma era un'anomalia, e quindi per certi versi il mondo di 100 anni fa era molto più normale ai fini della storia del capitalismo. È importante per noi imparare dal passato. Ecco un'altra affermazione piuttosto provocatoria. Qui cosa dico? Parlo dello shadow banking, è una forma istituzionale caratteristica del mondo globalizzato, diciamo, è una forma istituzionale caratteristica, un sistema di banche collaterali, non sparirà, non è una cosa spuntata dal nulla creata dai maghi di Wall Street, c'è per restare, è la forma caratteristica istituzionale del mondo finanziario globalizzato, ed è questo che dobbiamo capire qual è il ruolo delle banche centrali, delle normative e capire questi nuovi formati, non crediti bancari ma piuttosto collaterali o magari crediti basati sul mercato, magari non bancari. Pensando che escludendo le banche vada tutto bene. Quando parlo di shadow banking mi riferisco a queste parole tra virgolette, il finanziamento del mercato valutario del mercato di capitale dei prestatori, quindi finanziamento a livello globale del prestito locale. Questo cosa significa? Che finanziamento a livello locale del prestito locale, perché ovviamente il finanziamento è globale mentre il prestito è sempre locale. Per esempio le famiglie o i mutui o le aziende. È anche importante capire che significa finanziamento in dollari, perché i mercati valutari mondiali alla fine girano in dollari. Il dollaro è la valuta di riserva mondiale, quindi per l'Europa ci saranno molte novità in termini di corsi di cambi, se quello che dico è vero. Se questa è davvero la forma istituzionale dei sistemi moderni. Un secondo puntino, una cosa molto importante, forse la più importante per capire come mai il credito del mercato è diverso da quello che abbiamo sempre pensato, è il pricing di mercato, sia per mercato monetario sia per il mercato dei capitali, dei titoli che fanno parte del sistema. Quindi monetario e capitali ovviamente hanno dei prezzi che fanno girare il sistema e che sono importanti al fine del terzo trattino. Quindi ruolo chiave degli intermediari finanziari specializzati che operano nel mercato dei capitali e nel mercato monetario, e sono questi prezzi che fanno funzionare il sistema. Da questo punto di vista le banche centrali hanno un ruolo chiave che agisce come salvaguardia, non come shadow banks che finanziano appunto il mercato monetario e il capitale. Sono un meccanismo di salvaguardia di ultima istanza. Questo lo dico anche nel sottotitolo del mio libro su Lombard Street, cioè come la Fed è diventata il prestatore di ultima istanza. Lo dico sempre ai miei studenti. Siamo all'esordio, all'inizio di un processo di raggruppamento istituzionale, di sforzo intellettuale per capire qual è il mercato del futuro. 2 o 3 anni fa pensavo fossimo a metà della crisi e come potessi aiutare. C'era un grosso dibattito normativo con persone che conoscono bene il mercato che si chiedevano come posso dare una mano, magari cercando di guardare un po' più in là, oltre la crisi, e pensando al mondo del futuro, alla visione del futuro, e immaginare cosa serva per far funzionare questo mondo, e ne parleremo oggi. Un mondo in cui ci sia solo lo shadow banking, solo
credito basato sul mercato monetario, quindi solo shadow banking. In questo caso come potremmo far funzionare un mondo del genere? Quali sarebbero le fonti di instabilità e come potremmo porre dei confini? Come potremmo controllare le politiche monetarie? Come potremmo agire in un tale mercato? Quindi sto cercando di fare un po' l'avvocato del diavolo. Alcuni pensano che lo shadow banking sia il seme del male che è stato gettato nel mondo. Io invece faccio il bastian contrario, dico: se questa fosse proprio la struttura portante del mondo globalizzato finanziario, che non cambierà, allora anche lo shadow banking non se ne andrà mai, ma dovremmo imparare a controllarlo. Con questo non voglio dire che non ci siano state delle cose illegali grazie a questo sistema, però fondamentalmente diciamo che in parte i problemi sono dovuti a persone che hanno male agito, ma in parte è perché siamo all'inizio di un processo e dovremo cercare di capire come funziona questo sistema. Ecco qui, cerchiamo di capire come si potrebbe fare appunto mercato, denaro e rischi, un mercato basato sul credito di capitali. Passo di nuovo all'altro microfono e così posso usare la freccia luminosa. So questa entità, la Capital Funding Bank, per non chiamarla banca ombra, vedete, ricordate la mia definizione di cos'è la banca ombra? È un finanziamento del mercato di capitali dal mercato stesso, ed è esattamente quello che c'è qui. RMBS sta per Residential Mortgage Backed Security, quindi titoli a garanzia. È l'esempio americano che cito, immaginiamo quindi questa situazione. Questa è la banca ombra, diciamo. Il finanziamento della sua attività deriva dal cosiddetto Global Money Dealer, operatore sul monetario globale, che è quello che raccoglie i depositi in tutto il mondo e poi li presta. Quindi depositi da un lato, questo naturalmente è il mercato, diciamo, in grande, in grosso, diciamo, quindi ho messo depositi tra virgolette, finanziamento può essere tre mesi a sei mesi, quello che è. Comunque questo è l'operatore globale che si occupa di fornire finanziamenti ed è qui che si definisce il prezzo del finanziamento. Come ricordate, dicevo che c'è da ambedue i lati del bilancio il mercato che influenza i valori. Tutto questo quindi è un insieme di somma di tutti i possibili finanziamenti e tutti i possibili rischi correlati. Questa è un'idealizzazione, ossia che questo sistema elimini praticamente tutti i rischi. È chiaro che è un'idea teorica, è un'immaginazione. Supponiamo che ci sia una situazione di assoluto equilibrio. Invece di usare tutti i complicati meccanismi delle banche ombra, i CDO al quadrato, tutte queste cose che conosciamo, ci potrebbe essere un sistema molto più semplice in cui ci sono semplicemente i CDS, uno swap di tassi di interesse per ridurre questi prestiti a 30 anni, ridurre i tassi a livelli più naturali, e lo swap delle valute, nel caso non si parli di dollari. Ecco, questi hedges, diciamo, se si combina con l'attivo a rischio, si ha all'interno di un portafoglio un attivo che può essere usato come collateral sul mercato valutario mondiale. E questo è l'altro elemento fondamentale. L'operatore monetario globale è fondamentale per definire i prezzi del finanziamento. Supponiamo un operatore che si occupa di derivati, che guadagna in questi ambiti, lo swap del default sul credito, sui tassi di interesse, sui tassi di cambio. E qui si determina il valore del rischio da questo operatore che gestisce il rischio in attivo e in passivo. Per completare poi il modello, qui sulla destra
ho indicato un asset manager, supponiamo sia un investitore istituzionale, un fondo pensione per dire, come diceva anche Andy stamattina, potrebbe essere un fondo pensione. Bene, questo fondo pensione, anziché detenere gli RMBS, prende l'esposizione a rischio degli RMBS attraverso questa esposizione con i derivati, tenendo i CDS, gli swap sui tassi, gli swap sui cambi. Quindi il rischio viene trasferito dalla banca ombra, diciamo, al fondo pensione. Può sembrare strano che metta queste due cose sui due lati diversi del bilancio, attivo e passivo. Va detto che non ci sono attualmente convenzioni su come mettere queste cose in bilancio. Le ho sviluppate queste convenzioni, diciamo, per i miei studenti e non è detto che debbano durare, però l'idea di fondo dovrebbe durare. Quindi l'asset manager, il gestore di patrimonio, ha un capitale e investe sul mercato valutario che finanzia tutte queste cose e poi è esposto ai mercati a rischio attraverso l'operatore dei derivati, sul mercato dei derivati. In questo modello i soggetti fondamentali sono questi dealer, che sono quelli che determinano il prezzo. Volevo aggiungere poi una cosa su questo nella prossima diapo. Ora, dove si colloca il rischio in questa situazione, in questo mondo? Se gli hedge sono perfetti e se questi operatori hanno esattamente lo stesso grado di rischio in attivo e in passivo, l'unico rischio del sistema netto, diciamo, si trova qui. Tutto il rischio si trova sul bilancio del gestore di patrimonio. E il capitale di questo sistema dove si trova? Idem, sempre sul bilancio del gestore di patrimonio. Questa è un'idealizzazione, naturalmente, di un mondo in cui abbiamo eliminato da qui e da qui e da qui tutto il rischio, non c'è più alcun rischio tranne che qui. Ed è qui che deve essere il capitale, ed è qui che è poi il capitale. Ho messo a punto questo modello non perché sia del tutto realistico, però ci aiuta a pensare ad alcuni di questi problemi di adeguatezza, di capitale, tutte le cose di cui si parla tutti i giorni e di cui ci si preoccupa. Che cosa ci serve? Perché cosa ci serve il capitale quando parliamo di operatori di questo tipo e di banche ombra? Cosa serve la liquidità? Se il mondo fosse questo, non ci sarebbe più bisogno di capitale, se non nelle mani del gestore di patrimonio. Questo non è il mondo reale, lo ripeto, anche nella mia testa non riesco a immaginarlo come realista. Perché? Perché ovviamente questi operatori non sarebbero in grado di fare il loro lavoro se dovessero dover gestire questi rischi costantemente. In realtà, quando c'è una domanda, questi operatori l'assorbono, quindi non c'è modo di creare una liquidità in questi mercati se si continua ad avere soltanto questo tipo di situazione, diciamo. So this is that same diagram. Questo è lo stesso diagramma in cui però ho inserito delle riserve di liquidità nel bilancio degli operatori. Quindi se hanno dei rischi di insolvenza hanno bisogno di capitale, hanno rischi di liquidità, hanno bisogno di riserve. È quello che chiamo la salvaguardia del market making di prima istanza, perché questi sono ovviamente istituzioni che cercano un utile e quindi bisogna che assorbano esse stesse il rischio. Non vogliamo essere noi a salvaguardarli come banca centrale, vogliamo che lo facciano da sé. Qui sul bilancio della banca ombra non metto niente. Cerco però di sottolineare che tutto il discorso sulla normativa si è incentrato fino adesso in gran parte sulle banche centrali e non su questi operatori. Quindi gli operatori sono molto più importanti effettivamente ed è per questo che parlo solo di loro.
come prima istanza, quindi il rischio di insolvenza gestito con il capitale, il rischio di liquidità con le riserve. Il ruolo della banca centrale in una situazione di questo tipo sarebbe quella di essere soggetto di ultima istanza, non di prima istanza. Magari questo lo potrebbe fare il Tesoro, ma come liquidità di ultima istanza. E questo lo inserisco qui nel bilancio dell'operatore dei derivati e del mercato, dell'operatore monetario globale. Le risorse a cui hanno accesso attraverso la banca centrale e come passività contingente della banca centrale, quindi significherebbe che le C5, cioè le 5 banche centrali, fanno questa operazione unitamente. Certo, è un'idea astratta. Come si come corrisponde all'esperienza che c'è stata con la crisi? Qui sulla sinistra vediamo il bilancio della Banca Centrale Americana, della Fed, al dicembre 15 dicembre del 2011, quindi dopo la crisi, c'era 1,7 trilioni di dollari di buoni del tesoro, per lo più erano quasi interamente buoni del tesoro, 0,9 di titoli di Stato, e in passivo c'era 3 miliardi di valuta e le riserve poi in eccesso. Qui a destra vedete che ho aggiunto dei numeri, tra l'altro sono i dati che ho aggiunto sono aggiunti in ambedue i lati del bilancio, quindi non cambia il saldo, non cambia. E adesso ritorno di nuovo, scusate, all'altro microfono. Dicevo, qui quindi ho aggiunto i titoli a rischio 0,9, i bond 0,9 lo stesso, buoni del tesoro, e 2,6 trilioni di buoni del tesoro da ambedue i lati, treasury bills, quindi un totale è di 6,4. Quindi non ho cambiato il grado di rischio perché ho aggiunto la stessa cifra da ambedue i lati, quindi sono cifre che servono come esempio. Perché? Perché nel mercato swap queste sono la base anche per le scelte europee, quindi immaginiamo la Fed che faccia la sua attività non acquistando o vendendo titoli, ma semplicemente swap di tassi di interesse o CDS o IRS. Ora, questa linea è effettivamente un CDS. E vedete che c'è lo stesso dato. Lo stesso vale anche qui per i tassi di interesse. È una posizione forte sui bond e debole sui bill. È lo stesso swap dei tassi di interesse. Quindi T-bill da un lato e valuta e riserve sulla destra. Questo è l'aspetto che avrebbe il bilancio se ci fossero stati swap reali. Questo perché lo dico? Perché questo è il bilancio che io proponevo, quindi la Fed dovesse agire come salvaguardia di ultima istanza in questo sistema idealizzato, avrebbe un liquidity put. Quindi nel momento della crisi avverrebbe questo, ed è quello che, come vedete, succede. C'è un liquidity put. E questo non lo volevano fare originariamente, qui stanno semplicemente reagendo alla crisi. Questa è stata la loro reazione. La risposta era quella di comportarsi in un modo in cui potrebbe funzionare in una situazione idealizzata, una banca centrale idealizzata. Nel 1873 Paget aveva proposto una regola, la regola di Paget, cioè prestare liberamente a tassi elevati. Nel momento in cui si è arrivati a questa crisi è nata una nuova regola,
in cui la banca centrale sostiene non le banche ma il mercato di capitali. L'equivalente di un tasso elevato per il budget è la situazione in cui la Fed è disposta a sostenere questi prezzi a un prezzo che è il 20-30% discostato dai valori fondamentali come ultima istanza, quindi non cercano di stabilire loro il prezzo ma cercano semplicemente di mantenere un sostegno ai prezzi, e questo non soltanto per qualsiasi prezzo ma soltanto per i mercati centrali, per i mercati principali, quindi scegliendo una serie di mercati principali. Negli Stati Uniti ce n'erano alcuni in cui si sono investiti svariati miliardi di dollari, in Europa è un altro, però diciamo che l'operazione è analoga nell'un caso e nell'altro. Quindi la lezione da trarre da questo è che durante una fase di crisi la Fed ha portato un'innovazione nel proprio atteggiamento, ha fatto bene, ha fatto male, non lo so, però durante questa situazione caotica hanno inventato qualcosa di nuovo che poi ha funzionato. Perché ha funzionato? Ha funzionato perché è servito a mettere un limite minimo, cioè ha ricreato un'attività in mercati che si stavano congelando, il mercato di capitali e il mercato della valuta. Attualmente questi mercati non funzionano molto bene, in parte anche perché la Fed ha spostato la sua attenzione altrove anziché a cercare di far funzionare questi mercati. Quindi volevo terminare su alcuni punti che mi sembrano fondamentali, poi ne parleremo durante il dibattito se volete. Da questo punto di vista il quantitative easing dovrebbe essere inteso come un sostegno, diciamo, al mercato, non uno stimolo, intendiamoci. So che spesso ne parlano le banche centrali, ma da questo punto di vista non è tanto una questione di dare uno stimolo, ma di dare un sostegno. Lo stimolo significa modificare i prezzi, far abbassare i prezzi dei finanziamenti, abbassare l'attivo al di sotto del suo valore reale, eccetera. Non è questo. La parte quantitativa, cioè l'espansione del bilancio su ambedue i lati, significa sostenere questi mercati. E come dicevo all'inizio, sostenere questi mercati fino a quando non possono stare in piedi da soli, quindi prendere tempo per dar loro tempo di riprendersi. Quindi è un aiuto e non uno stimolo. Poi il coordinamento delle banche centrali. Tutto questo non sarebbe possibile se gli speculatori potessero passare da una valuta all'altra liberamente. Questo è uno dei motivi per cui ci vuole un coordinamento. Queste cose devono avvenire in tutte le 5 banche centrali allo stesso tempo, per garantire che non ci sia un'instabilità a quel livello del sistema monetario internazionale. Può esserci un'instabilità a livelli più bassi perché c'è il coordinamento soltanto delle C5, non delle altre banche centrali del mondo. Secondo me bisogna continuare a guardare avanti, perché un momento di crisi è quello in cui bisogna pensare a dove si vuole andare o a dove si può andare, senza tanto guardare a cosa avverrà nel breve termine. Siamo, secondo me, all'inizio dello sviluppo di una riforma strutturale che potrà rendere la globalizzazione finanziaria funzionale. O funziona oppure siamo veramente messi male. Almeno questa è la mia opinione. Non abbiamo ancora iniziato a ragionare con attenzione a queste cose, e a livello nazionale si parla tanto di riforma e il coordinamento globale delle riforme però è altrettanto importante a mio avviso, quindi mettere a punto le strutture giuste è la prima cosa da fare. Nel momento in cui si fa questo si inizia anche intellettualmente a ragionare in modo diverso, a chiedersi come rendere funzionale questo nuovo sistema. Come dicevo all'inizio, Paget nel 1873 fu l'inizio
di una esplorazione di un secolo dei possibili usi delle banche centrali. Una volta stabilita una base di sostegno, si è detto che okay, possiamo stabilizzarlo, manipolare il tasso di sconto per prevenire le crisi o ridurle, eccetera. Dovremmo inventare nuovi teorie monetarie per questo nuovo sistema finanziario che sta emergendo e siamo ancora in una fase estremamente iniziale, primitiva, il che è anche un bene dal punto di vista degli studenti, per esempio, perché significa che c'è un sacco di lavoro da fare, un sacco di tesi da scrivere, un sacco di carriere da costruire. Siamo davvero all'inizio, in nuce di un grande mondo nuovo. Io spero che questa sia una cosa che si riesca davvero a costruire, che si riesca a tenersi insieme abbastanza a lungo per poter avere il tempo necessario per questo nuovo mondo per potersi sviluppare. Grazie a tutti per l'attenzione. Many thanks, professor. Grazie professore. Ora vediamo se vi sono domande dal pubblico, non solo dai corsisti del PhD, ma da chiunque desideri avere dei chiarimenti o aggiungere dei contributi. Naturalmente dobbiamo fornire il microfono a chi desidera intervenire. Piccola favore a chiedervi quando fate una domanda, grazie, di precisare magari il vostro nome e la vostra qualità. Il signore qui dietro. Thank you for your lecture. Grazie della sua lettura, sono Roberto Tamburini della UNITN. Due domande. La prima, perché il credito di mercato, il market-based credit sia una cosa inevitabile, deve essere sottoposta al shadow banking. Questo sistema è invisibile a chi scrive le regole. Perché non tiriamo fuori questo sistema dall'ombra? La seconda è una curiosità. Possiamo ritornare alla diapositiva con i tre bilanci? Eccola qua. A prima vista, se consideriamo il bilancio consolidato a sinistra, abbiamo una banca tradizionale, MBBS rispetto al capitale. Quindi la domanda provocatoria è questa. Quello che vediamo qui è una buona approssimazione di quanto avviene al mondo. Non possiamo forse interpretarlo come un rendere ancora più complesso per creare nuovi bisogni, nuovi servizi? È una strategia di marketing praticamente, si creano cose nuove, forse inutili, che poi divengono inevitabili, indispensabili, creando nuove opportunità di business e di profitto. Questo è il marketing, quindi questa è una provocazione, ma vorrei sapere come reagisce. Credo lei abbia toccato proprio il cuore del mio intervento e capisco la natura del suo commento. Effettivamente, e sono lieto di potermi esprimere e confermare che l'obiettivo è proprio quello di far sì che questo sistema esca dall'ombra. È stato nell'ombra proprio perché i regolatori non sapevano che farsene, pensavano di capirlo in parte e sapete, da noi negli Stati Uniti il legislatore diceva è una cosa che succede in Europa da qualche parte, c'è qualche società assicurativa che prima o poi avrà dei problemi, non ci riguarda. Invece sì che vi riguarda, dico io, il problema è di tutti, dobbiamo far sì che questo sia un argomento di cui dibatte il regolatore e mi spingo addirittura oltre.
Questo grafico era inteso a dare una road map ai regolatori per comprendere le diverse funzioni, diversi elementi del sistema che magari possono essere trattati in modo differenziato e che magari molti di questi sono tutti confusi all'interno di una singola istituzione o di una, ogni grossa banca di investimento comprende tutti questi elementi, quindi la mia intenzione era proprio quella di fare una distinzione teorica tra le diverse funzioni, magari sviluppando un sistema di reporting per uno di questi elementi, magari dedicando loro un'attenzione diversa con diverse forme di capitalizzazione, magari dovrebbero essere nelle mani di diversi istituti e magari se sono all'interno dello stesso mettere delle porte, diciamo così, antincendio tra un comparto e l'altro, distinguendoli possiamo capirli meglio. La sua seconda domanda sul rendere le cose più complesse, la capisco. Questo grafico è in effetti un mio tentativo di semplificare le cose, per semplificare proprio la mappa di Zoltan & Posen, il sistema ombra. Esso conteneva 7 colonne, l'autore parlava dell'origine, del warehousing, del tranching, eccetera, eccetera, molto complesso. E quindi mi sono detta, va bene, sono un economista, che sta succedendo qui in realtà? Quali sono i principi economici e le funzioni soggiacenti? Cerchiamo di semplificarle il più possibile. È giusto quello che lei dice, se volessimo consolidare questi bilanci, alla fine tutto potrebbe elidersi e sembrerebbe una banca normale. Una normale banca finanziata dal capitale, perché sono depositi wholesale, quindi diciamo che ho voluto estrarre le varie linee di attività e qui non ci sono buoni del tesoro, non c'è nulla del genere, quindi possiamo inserire questi gli ingredienti e lei sa che è possibile, con questo non vuol dire che non sia importante, ma questo è proprio lo scheletro del sistema che dobbiamo capire ed è qui che nasce l'instabilità, per cui bisogna concentrarsi proprio su questo punto. Dobbiamo chiederci, rendere le cose complesse per creare nuove esigenze, confondere la gente, instabilizzare i prezzi, è una grossa fonte per le banche. Se si crea qualcosa di nuovo senza saperne qual è il prezzo reale, a questo punto io sto cercando di scheletrizzare le cose proprio per fare una commodification, in modo che tutti i profitti delle banche di investimento possano sparire, che questo diventi una utility, che questi operatori globali assumano un ruolo diverso e che tutto questo si trasformi in una utility che venga utilizzata da altri istituti o entità. Quindi la complicazione, cioè cercando di guardare lo specchietto retrovisore e vedere la storia, beh, sono d'accordo, molto in passato è stato reso più complesso per il gusto di farlo, non è questo che auspico, sto cercando di dire che forse è stato lo studio di nuovi spazi e sarà possibile forse semplificare le cose dalla complessità attuale. E quindi potremmo chiederci che cosa si sta cercando di fare, magari è questo che vogliamo, questo è il mio spunto per il dibattito. Abbiamo cercato di creare un quadro come questo che io propongo a voi, è una idealizzazione del sistema dello shadow banking, ma effettivamente riprende quello che questo sistema faceva in modo più semplice e diciamo questi dealer, questi intermediari erano tutti presenti nei bilanci degli investitori privati, in particolare i gestori di rischio, cosa che non aveva trasparenza, non c'era una commodification,
Con l'intervento delle banche centrali questo sarà visibile e quindi tutto sarà più trasparente, e questo secondo me è il futuro che io auspico, che vedo e spero che possa essere il risultato di un'evoluzione naturale. Tuttavia, se cerchiamo di allineare i regolamenti e quant'altro con questa visione del futuro, questa è una roadmap tutto sommato, con tutta una serie di proposte, cercando di capire quali sono le posizioni dei diversi elementi in questo quadro. Questo è l'obiettivo di questa roadmap, quindi creare un linguaggio comune con il quale si possa parlare del futuro che auspichiamo. Grazie. Il signore qui mi sembra il primo. Thanks. Is it on? Yep. One comment and then one question. Volevo fare una piccola osservazione e farle poi una domanda. Sulla base della mia esperienza, mi scusi, lei si chiama Rob Johnson, direttore dell'Ion, mi scusi. Dicevo, nella mia esperienza ho visto che, diciamo, c'è stato un periodo nella musica in America in cui il jazz era in fase di sviluppo grazie agli afroamericani e il mercato era fondamentalmente in mano ai bianchi. Il mercato dello spettacolo, intendo dire. Quindi gli afroamericani stavano creando della musica e gli artisti bianchi copiavano poi quella musica e facevano i dischi e guadagnavano. La reazione a questo nacque a Harlem e fu il bebop. Quindi Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Parker, che suonavano della musica complessa, inimitabile. Nella mia esperienza ho visto che molta della proliferazione di prodotti che si vede è proprio un tentativo di creare una musica complessa per proteggere i margini di utile, perché una volta che tutto è compreso da tutti è tutto imitabile, quindi si guadagna meno. Si parla molto di come scomporre il rischio, ma io credo che molte delle complessità servono da barriere all'entrata. Allora, in questa situazione, e vengo alla mia domanda, capisco che cosa succede alle situazioni consolidate e disaggregate, non capisco però dov'è che dovrebbe intervenire la politica pubblica e dove invece si dovrebbe lasciare che ognuno viva l'instabilità e le perdite riflesse dal mercato, diciamo, chiamiamoli i risultati, gli esiti. In che modo si lega questo all'economia reale? Cioè, lei parlava della Fed che agisce come dealer di ultima istanza, ma perché questo? Che utilità avrebbe per la società e perché il bilancio pubblico dovrebbe entrare in gioco per sostenere un sistema di questo tipo? A parte la sua osservazione interessante, ma vengo alla domanda. Mi fa piacere sentire anche da chi viene, da dove viene. Io nel mio passato, diciamo, intellettuale, ho imparato a vedermi come una parte, se vogliamo, dell'attività della banca centrale, che si occupa delle cose di cui si occupa la banca centrale, ma c'è anche una fondamentale dimensione, che è l'osservazione che il credito fondamentalmente è instabile. L'instabilità intrinseca del credito è quella a cui si riferiva anche Hawtrey, e credo che tutte le banche centrali e chi ci lavora capisca questo, che il mercato, come diceva Badgett, cioè il denaro non si gestisce da solo, e a Lombard Street i soldi da gestire sono tanti. Questa instabilità ha dei pro e dei contro. Nell'economia moderna si parla di bolle, di sgonfiamento delle bolle, di instabilità, ma il credito funziona così.
Questo è legato in parte anche al tempo, all'impossibilità di conoscere il futuro, si fanno delle promesse di pagare senza avere la certezza che riusciranno a farlo, perché nessuno conosce il futuro e quindi si possono fare errori che poi si entrano nel sistema e poi se ne vanno, quindi ci sono queste fluttuazioni, questa instabilità del sistema. In parte questo non è altro che un sistema che esplora quali sono le novità possibili e quanto possono rendere, ma il problema nasce quando questa instabilità diventa una minaccia per il sistema stesso ed è lì che sorge il problema per tutti. Se il sistema finanziario crolla, l'abbiamo visto anche stamattina nel slide di Andy Haldane, quando c'è una crisi finanziaria la conseguenza è che per 5 anni si è al di sotto della tendenza del PIL del 15%, questo è un grosso peso per i cittadini. Quindi io voglio legare il costo della crisi finanziaria alla possibilità offerta al bilancio pubblico, cioè ci deve essere uno scopo pubblico per questa azione, questa è la prima osservazione. Secondo punto, volevo chiarire una cosa, quello che dico qui oggi è un po' astratto naturalmente, ma cerco di sottolineare sugli interventi della liquidità, non interventi di insolvenza o di solvibilità. L'intervento a cui penso in un certo senso non costa nulla in termini di ricchezza, non è un trasferimento di ricchezza, si tratta di trasferire parti del sistema nel bilancio della Fed temporaneamente a prezzi vantaggiosi. Ed è questo a cui mi riferisco quando parlo di prezzi alti o bassi per il prestito o per l'acquisto. Quindi questo non dovrebbe costare nulla in termini di risorse reali. Nell'economia politica reale, e vengo alla prossima domanda, questa non è una cosa semplice da gestire, ovviamente. Nel mondo reale, in altri termini, questa non è un gioco semplice da giocare. Ci sono sempre delle pressioni, naturalmente, perché si acquisti a prezzi più alti, perché il governo intervenga e fornisca un aiuto. Io sono contrario a questo, io credo che il supporto alla liquidità è un modo per aggirare il problema della banca troppo grande per lasciarla fallire. Se si ha un sistema in cui si ha la certezza che indipendentemente da quello che avviene il sistema non fallirà mai, a quel punto si possono anche lasciar fallire delle banche ed è questo che si vuole per poter controllare ed evitare i comportamenti peggiori. Il motivo per cui c'è la politica del too big to fail è che le grandi banche dicono se fallisco io crolla con me l'intero sistema. Ecco, io spero che si riesca a costruire un sistema in cui questo lo possiamo chiamare un bluff e dire come scusi? No, non è così, il sistema non crolla, noi sappiamo come sostenere il sistema anche senza sostenere voi. Arrivederci. Ok, una qui, forse prendiamo uno dopo l'altra così. Allora, sì, il signore con la maglietta verde. Okay. Yeah. Hello. Yeah, thank you, Professor Mellie, for a very interesting lecture. Grazie mille, molto interessante. Volevo anch'io fare un'osservazione e una domanda. C'è un lavoro di Tobias Hagen e Kyun Shin che si occupa del ruolo dei broker dealers e anche dei dealers, dei money dealers nell'economia, in cui si sostiene che se crollano la risposta dell'economia a uno shock dei tassi di interesse dei fondi federali sarebbe maggiore. Per questo possono esserci dei motivi anche di welfare sociale alla base dell'intervento della banca centrale. Quindi è un po' come se le grandi aziende dovessero in qualche modo finanziare se stesse. Ma
qual è la causa principale dell'emergere delle banche ombra? Ci sono dei fattori esogeni come lo shock tecnologico, il fatto di avere l'informatica e tutte queste cose, ma qual è lo stimolo di fondo che ha portato a tutto questo? Cioè, è cresciuta la banca ombra, l'attività bancaria ombra, perché c'era un tentativo di aumentare l'efficienza, aumentare i margini, perché c'era una scarsa crescita della produttività o crescita generale del PIL, come diceva stamattina il dottor Holden, oppure è che effettivamente c'è stata una reazione endogena a qualcosa di intrinseco al sistema? Grazie. Grazie. E forse l'altra domanda che era più o meno sì. There is a second question up there. Thank you. So, grazie. Una interpretazione della sua proposta potrebbe essere che stiamo cercando di stabilizzare il mercato dei capitali. Il retail deposits funding è stabile, mentre l'altro no. 100 anni fa il retail deposit funding era gestito dalle singole banche prima che le centrali iniziassero a dare liquidità. Quindi il money market funding dovrebbe essere più stabile. Pensa che sia una soluzione realistica? E se è così, le chiederei: i retail deposit come possono essere trasferiti nel money market funding secondo la sua teoria? Rispondo entrambe. Sì, Adrian Shen è un ottimo lavoro, vi invito a leggerlo. So che sono due autori molto in gamba, li conosco personalmente. Lei chiede qual è il driver delle shadow banking, ha detto o le cose sono più complesse o è la tecnologia. Secondo me c'è una terza causa, grazie della domanda. La globalizzazione finanziaria è quella che ha dato origine alle shadow banking. Ci si potrebbe chiedere che cosa spinge la globalizzazione finanziaria, ma non mi addentro, vi spiegherò solo perché questa globalizzazione finanziaria ha dato origine alle banche ombre. Diciamo che si tratta di meccanismi di formazione del prezzo di mercato, quindi coinvolgimento di più persone in questo sistema di crediti, persone che non si conoscono, persone che non sono nella stessa rete o nello stesso paese, possono fare operazioni di hedging, quindi diciamo si acquistano non dei mutui ma delle securities. Se non le volete tenere le potete vendere in un altro mercato e quindi il finanziamento nel mercato delle liquidità wholesale, magari si può voler fare lo swap in dollari eccetera. La globalizzazione finanziaria io credo sia il motivo vero e proprio per cui si ha questo tipo di credito basato sul mercato. Sono certo che è una tesi un po' controversa, però pensate alla storia delle banche, il tentativo di creare dei syndicated loans, cioè dei grandi mutui che poi sono stati venduti in scatole cinesi, o altri tentativi di creare dei meccanismi per consentire la globalizzazione finanziaria. Tutto questo sono stati passi verso questa globalizzazione. Forse non siamo in fondo, però questo è un percorso che è costituito da diversi passi. Non so, insomma, la tecnologia è necessaria affinché questo avvenga, è giusto, ma la tecnologia non è solo informatica, è anche tecnologia di pricing, matematica, eccetera. Effettivamente sono stati creati una serie di modelli matematici molto interessanti.
Ma in realtà non credo che tutto questo sia nato in assenza di bisogni reali. Io credo che ci fosse un bisogno reale. La seconda domanda. Se vogliamo stabilizzare il finanziamento dei mercati valutari, vediamo di partire da un punto di vista diverso. A volte, quando parlo di questo argomento, discuto e dico che la globalizzazione del finanziamento è piuttosto antica. Il mercato del finanziamento del dollaro ha sperimentato diverse crisi, quelle asiatiche, altre crisi, il Fondo Monetario Internazionale è abituato a gestire tutto questo. Quindi diciamo che siamo in una fase matura in cima a questo grafico, il fondo non è così maturo. È lì che sono apparse tutte le cose bizzarre con i tranching, lo slicing e tutte quelle cose lì. Quindi non mi concentro sul stabilizzare questo tipo di mercato che non sta in cima al grafico. Siamo bravi, sappiamo cosa stiamo facendo, è proprio il fondo del grafico che è problematico, dove servono innovazioni istituzionali. Anche il pricing del rischio deve essere più generale, più trasparente, più chiaro e meno redditizio, tra l'altro, anche tornando a quanto diceva Robs. Io vorrei che tutti potessero suonare il bebop, anche se, ecco, tra l'altro io non dovrei cercare di seguire questa analogia della musica che non conosco molto bene. E retail deposits, le banche commerciali, come si inseriscono? Potrebbero essere una fonte di finanziamento? Potrebbe esserci un mercato anche per il debito pubblico? Sto cercando di soffermarmi sulle grosse cifre, sui grossi volumi. Questa è la cosa importante da capire. L'economista, per quanto riguarda le banche commerciali, si chiedono da dove vengono questi importi. Ora non sono più grossi importi, quindi dobbiamo dire proteggiamo le vedove e gli orfani. Ecco, sono quelli che hanno i fondi pensione che generano questo circolo vizioso. L'interesse pubblico ci richiede di soffermarci sui depositi. No, secondo me no, dovremmo concentrarci dove ci sono i soldi, proprio nel mercato wholesale. Credo che non sia difficile estendere questo modello, ma non lo faccio nel corso del mio intervento per non prolungare eccessivamente questa discussione. Maybe another, un'altra domanda? Sì? No? Hi. I have a quick question following up. Una domanda molto veloce su quanto ha detto Rob. Un commento politico sulla sua proposta. Molte di questo ampliamento dal 2008, questa espansione guidata dalla Fed, insomma, ha parlato di innovazione, diciamo che è una innovazione quasi disperata. E vedendo queste persone che hanno sfondato i limiti con quello che hanno fatto, per certi versi giro la domanda. Rob parlava di esposizione delle persone alle bizzarrie del mercato. Vogliamo esporre i mercati alle bizzarrie degli istituti pubblici? Vogliamo che le banche centrali sostengano certi mercati, o non so, il mercato dei mutui ipotecari, senza considerare una corretta valutazione dei capitali? Per quanto riguarda il lato normativo, si è detto che le banche centrali dovrebbero essere autonome. Quante ce ne saranno di questi istituti autonomi? Ci sarà un controllo politico? Ci saranno delle decisioni politiche sul loro
ambito di azione effettivo in questo nuovo ambiente? These are big questions. Sono domande grosse quelle che lei mi ha fatto, sono domande molto importanti. Vorrei dire due parole su ciascuna, ma volevo innanzitutto tracciare un quadro generale. Quando dico che viviamo in un momento Beidzot, io studio un po' la storia monetaria americana e sono perfettamente consapevole di qual è la dimensione dell'economia politica svolta dalle banche centrali. Qui in Europa si pensa alle banche centrali come agenti dello Stato, in America non è così assolutamente. Non abbiamo avuto una banca centrale per molto tempo, anche perché c'era proprio il timore che fosse in qualche modo manovrata dallo Stato. E in più si aveva anche paura che fosse manovrata dalla borsa, da Wall Street. Quindi erano due temori grandi nella storia americana, di avere troppo potere nelle mani del governo della finanza. La banca centrale rappresentava ambedue. Quindi è strano che abbiamo poi una banca centrale. Un altro terzo elemento temuto è il mondo, cioè l'idea che la Fed abbia una responsabilità internazionale perché il dollaro è la valuta che è. Questo è un altro timore grande. Il fatto che la Fed presti 600 miliardi di dollari alle banche centrali straniere è una cosa che spaventa molti. Questo significa però non aver capito una cosa, ossia non aver approfittato per spiegare alla gente come funziona il sistema. Se c'è una cosa importante da spiegare su quello che avverrebbe se una certa scelta non fosse stata fatta, il momento è proprio questo. Questo è un po' il punto di partenza da cui parto nell'affrontare i temi che lei citava. Vogliamo che le banche centrali siano i grandi vincitori? Ma no, chiaramente no. Io idealmente propongo una diffusione all'esterno, cioè se vuoi vendermi questa cosa a 77 centesimi te la compro, per esempio. Ecco, questo non significa scegliere soltanto i migliori. Però uno può dire, vabbè, nella realtà se non si sta molto attenti le cose poi non vanno così. Una volta che si dà alla banca centrale la possibilità di acquistare dei titoli, ovviamente ognuno dirà compra i miei, magari a un dollaro e 10, non a 77 centesimi. Ed è quello che avviene per esempio nel mercato dei mutui. C'è stata una strategia proprio per creare un recupero del mercato immobiliare. C'è un problema che l'idea del sostegno alla liquidità sia effettivamente essenziale per fare da freno al sistema, per sostenerlo, ma è anche molto vulnerabile al rischio di essere usata male. Ma credo che questo sia un aspetto generale dell'attività delle banche centrali. Se vogliamo aggiungere una cosa, questo aumento del bilancio che facevo vedere, questa è finanza mondiale, questo è quello che è avvenuto alle banche centrali durante le due guerre mondiali per finanziare il governo per degli scopi di sopravvivenza dello Stato, di sopravvivenza del Paese. Si sono utilizzate queste tecniche per fare che cosa? Per salvare il sistema finanziario privato, e ce l'abbiamo fatta. Ed è stata una mossa molto importante, con un enorme impatto economico e politico, e il conto di questo non si è ancora pagato. Io credo sia molto importante per gli economisti dire a voce alta: questa è la cosa che abbiamo fatto e c'è un qui pro quo però da pagare. È arrivato il momento di rimettere il sistema in un ordine di qualche genere. Lei diceva che le banche centrali spesso si dice sono autonome e c'è il rischio che diventino politiche. In realtà io credo che certo siano politiche, siano dei soggetti politici ormai. Non è una paura che dobbiamo avere per il futuro, ma è una paura che dobbiamo avere per il presente, perché è una situazione che esiste già. Ma io credo che
l'idea che possa non essere così è un sogno degli economisti, l'economia politica deve ritornare alla realtà, quindi occuparsi, interagire con questi soggetti e non dire no, io non ne voglio sapere nemmeno, non ne voglio sapere niente, le conseguenze politiche le gestirà qualcun altro, non ha senso. Noi dobbiamo affrontare queste questioni di economia politica se vogliamo lavorare bene, altrimenti non facciamo il nostro mestiere. No. Maybe I will try just a small question. Guardando all'Europa, come vede lei questi recenti tentativi o i recenti eventi nella crisi finanziaria dell'euro? Anche nel caso per esempio di Cipro, in cui c'è il problema appunto bancario, il problema della Grecia. Secondo lei esiste un coordinamento in qualche modo tra le principali banche centrali, compresa la Banca Centrale Europea, e alla fin fine si ritorna un pochino sempre alla stessa situazione di cui si parlava, o invece c'è qualcosa di specifico per l'Europa nel caso delle crisi finanziarie di questi paesi? Ma come dicevo all'inizio, quando parlo di coordinamento delle banche centrali parlavo dei C5, delle cinque principali, quindi la BCE, quella svizzera, quella, la Fed, eccetera. Però c'è poi un altro livello sul quale bisogna ragionare, ossia il coordinamento a livello europeo, queste banche centrali nazionali che in qualche modo sono confederate all'interno dell'Unione Monetaria Europea, in cui si parla spesso dell'Unione Bancaria, eccetera. Io guardo questo attraverso la lente della storia americana, in cui non avevamo una banca centrale, però avevamo delle banche regionali. C'era molta instabilità, non avevamo una banca centrale, dicevo, per nulla, quindi si può ritenere che la Banca Centrale Europea non sia abbastanza forte per essere una banca centrale. Beh, noi non l'avevamo per nulla, avevamo delle banche di clearing regionale nei centri principali, e questo poi si è evoluto arrivando alla Fed che abbiamo adesso, quindi Chicago, Cleveland erano le zone dove c'era queste strutture regionali. Un futuro possibile per l'Europa è questo tipo di evoluzione, secondo me, ossia le banche centrali nazionali potrebbero diventare come queste banche, queste Fed regionali, in un sistema federato nella grande Europa. Sì, certo, capisco quello che intende dire, è vero che lo sono, però forse non sono soddisfatte di questo, non sono felici di esserlo. Questa è un'evoluzione. E qui nasce il contrasto principale tra la storia dell'America e la storia dell'Europa, perché queste banche regionali negli Stati Uniti non erano creature dello Stato, erano banche fatte dai banchieri, fondate dai banchieri. E l'area in cui operavano non corrispondeva a un'unione politica, erano una serie di stati insieme, quindi è più difficile questa transizione che fate voi, perché c'è invece qui una memoria storica proprio di banche che sono agenti, attori dello Stato, di uno Stato indipendente, cosa che invece non c'era nel nostro caso. Quindi è chiaro che c'è un'influenza anche della storia passata, questo è uno dei motivi per cui ci può essere tutta una serie di problemi, la falsificazione del prezzo degli asset, eccetera, eccetera. Ora immaginiamo quale potrebbe essere il futuro, e cerchiamo di capire come lo si può affrontare. È una cosa a cui non siamo ancora abituati a ragionare. Sono cose che stanno nascendo man mano che il sistema si evolve.
grazie mille. Professore, sono stati veramente 90 minuti interessantissimi e ci auguriamo di rivederla di nuovo il prossimo anno per raccontarci che cosa succederà o sarà successo allora. Immagino che tutti abbiano modo, spero, di leggere il suo ultimo libro, anche perché ho visto che le persone che usavano le cuffie erano poche, quindi parecchi qui sanno l'inglese. Passionanti fino a domenica e grazie ancora. Thank you.